di dipendenza che chiaramente Sivak o Sak sono molto pericolosi per gli attacchi, quindi lui cerca di tenere il ritmo molto alto e che scoraggia un po' chi ha intenzione di attaccare. Nella gruppo degli inseguitori viene segnalato adesso a 17 secondi, sono rimasti intrappolati tutti i Bora Hansgrohe, perché né Lennart Kemna né Alexander Vlasov sono riusciti a chiudere nel momento in cui la gruppa si è sfilacciato per l'accelerata di Buitrago, che è transitato al comando alla Gran Premio della Montagna di Monte di Mezzo davanti a Sivakov e Tao Gegenhardt, 6, 4 e 2 punti rispettivamente. Avevamo detto ieri che la coppia della Bora, soprattutto Vlaso, che è corridore che dovrebbe fare classifica a Giro d'Italia, non mi era sembrato brillantissimo, infatti vuol dire che soffriva il ritmo di De Plus, e come c'è stato l'attacco di Buitrago ne ha pagato le conseguenze. Tratto in discesa adesso è stato determinante, aveva detto subito dopo il traguardo ieri Tao Gegenhardt essere andati con la squadra a visionare il finale, a visionare soprattutto l'ultima salita, quella verso il Gran Premio della Montagna della Kirschbaumer Sattel. È importante anche che i corridori siano stati avvertiti di come è il finale di oggi, non tanto da un punto di vista altimetrico, perché lì non ci sono difficoltà, a parte adesso uscendo da Longomoso c'è un brevissimo strappo, ma sono 70-80 metri in contropendenza, e poi però c'è questo approccio alla Ritten Arena che da un punto di vista planimetrico davvero potrebbe creare qualche problema. Se la giocano questi nove, da dietro non possono rientrare più. Noi giusto? Già vediamo le moto e le prime macchine arrivare, e si vede, arriveranno proprio da un tratto in discesa. Ecco l'ultimo strappetto, prova ad anticipare Alexander Jefferson Cepeda. Ma Sivakov stava andando ancora con diciamo un ritmo abbastanza controllato per avere quel qualcosa da provarci ancora, cioè. Poi ora chiaramente deve entrare in azione Tao Gegenhardt. Cepeda e Carty per la EF, Buitrago, Jack Hague per la Bahrain Victorious, Gegenhardt, Sivakov per la Ineos Grenadier, Sosa per la Movistar, Galla della Agder Citroën, Lorenzo Fortunato della Eolo Cometa, ripreso Cepeda. Ripassa subito Sivakov appena c'è un rallentamento, giustamente. Si mantiene in ultima posizione Fortunato, insieme a lui Ivan Ramiro Sosa, l'uomo della Movistar. Tre coppie dunque in questo gruppetto di nove. Attenzione anche a Felix Galla, l'austriaco della Agder. Si ferma la moto di ripresa per far passare i corridori. Volata di un gruppetto ristretto adesso, curva a sinistra, tratto in discesa, la caduta di Galla, tratto in discesa, e poi attenzione perché è abbastanza stretto l'ingresso nella pista della Ritten Arena, la va a prendere al comando Tao Gegenhardt, che si dovrebbe presentare, eccoci con le telecamere fisse, si presenta al comando anche sul rettilineo del traguardo, ed è la doppietta per Tao Gegenhardt. Come avevi detto poco fa Alessandro, potrebbe vincere anche oggi, ed è andata proprio così. 1-2 micidiale da parte di Tao Gegenhardt anche oggi, così come era stato ieri sul traguardo di Aubach. È stato impeccabile nella scelta del tempo, perché era fondamentale entrare al comando nella pista della Ritten Arena. Sì, lo sapevano tutti, avevano sicuramente visto il finale, avevano cercato di capire i corridori come, dove era il punto dove si poteva vincere. Bisognava entrare in testa, perché come diceva, ai 300 metri la strada scendeva e Galla ha rischiato un po' più degli altri e purtroppo è scivolato, e a quel punto Gegenhardt era in testa e
ha gestito lui la situazione, è stato molto scalto Jake Hager a prendere la ruota, però non è riuscito a saltarlo negli ultimi 100 metri. Gegenhardt, Jake Hager, terza posizione per l'altro Bahrain Victorious, vale a dire Santiago Buitrago, poi Sivakov con Lorenzo Fortunato che ha chiuso in quinta posizione davanti a Carty, Sosa, Cepeda. E poi a chiudere la top 10 Paré-Peintre, Aurélien Paré-Peintre e Lennart Kemna. Corridori questi che sono arrivati però con un ritardo di 29 secondi, dunque rispetto per esempio a Alexander Vlasov, grazie anche agli abbuoni ha guadagnato una quarantina di secondi Tao Gegenhardt. Qua abbiamo visto il momento della caduta, della scivolata di Felix Gall. Sì, Felix Gall ha frenato, gli è partito l'anteriore, ha frenato troppo perché era all'esterno e ha capito che forse era troppo veloce e ha frenato un po' troppo e gli è nato via l'anteriore e non ha potuto fare nulla. Per Tao Gegenhardt, due tappe vinte nell'edizione del 2019 della Tour of the Alps, quella che alla fine portò a casa Pavel Sivakov, due tappe vinte anche in questa edizione del 2023. Si è creato anche un buco tra Jack Hague e